Cominciamo. Vai, parti. Allora, è una presentazione classica, perché abbiamo detto come facciamo, facciamo cose strane, no? I portieri. Pavol Bajza! Eccolo qua. E giovane, forte. Carino, questo. Piace la piazza, Parma? Sì, piace molto. Grazie a Pavol Bajza. E Antonio Mirante. A lui Sandro non chiediamo se gli piace la piazza, però perché la conosce molto bene. Ti chiediamo però sotto quali auspici parte quest'annata, un'annata speciale, quella del centenario. Beh sì, speciale perché l'anno del centenario, al di là di questo comunque l'auspicio è quello di fare bene come negli anni scorsi insieme a tutti i miei compagni e di dare il massimo. Grazie. Nicola Pavarini. Allora, verso c'è? Nicola Pavarini. Se ti chiedo che l'anno del centenario non è che cioè, c'è il doppio senso, no, scherzo. Questa era maledizione. Ma scherziamo sempre, io ricordo. Allegra, dai. Sì. Guarda quanta gente. Visto. Vabbè, non so. Sono carichi, sono già carichi. Sono numerosi carichi. E quindi bisogna. Quindi bisogna dargli soddisfazione. E cioè... Tante. Grazie ai portieri, Pavol Bajza, in bocca al lupo, Mirante e Pavarini. Adesso i difensori, perché abbiamo deciso, come vi dicevamo, di fare per compartimenti, no? Per reparti. E partiamo con Johan Benalouan. Johan Benalouan. Oh, vi dico una cosa, intanto che arriva Benalouan, c'è Mirante che fa la foto della piazza, possiamo illuminare che viene meglio? Possiamo illuminare, facciamo arrabbiare un po' i nostri, vieni, vieni Johan. No, non si può, peccato. Eccolo qua, fai pure. Ciao, buonasera. Anche Palladino, fa tutti la foto perché è una roba così. Guardando tutti questi tifosi qui questa sera, che emozione. È bellissimo di vedere la piazza così e speriamo che sarà la stessa cosa al stadio pure. Li sentite carichi prima? Sì, ho sentito. Certo. Siete altrettanto carichi? Com'è? Siete carichi come loro? Sì, infatti siamo tutti carichi e lo dimostriamo al stadio. Grazie. Allora, uno dei volti nuovi, Mattia Cassani. Una volta si diceva arcigno difensore, duttile giocatore, ciao. Ecco qua, questo hai giocato in Coppa Italia, ma questo forse è il primo impatto vero con la città, no? Come ti sei? Meraviglioso, tanta gente, quest'anno, questa stagione importante, speriamo di onorarla al meglio, di eguagliare se non superare il traguardo dello scorso anno. Grazie Mattia. E ora Felipe. Un altro volto nuovo. Altro volto nuovo. Vediamo se Felipe. Eccolo, buonasera. Lo so che ti tratteneva. Ti fanno arrabbiare. Felipe, anche per te, come per Mattia, questo forse è il primo vero approccio con la città. Ti aspettavi così tanta gente, tutto questo entusiasmo, tutto questo calore? È molto bello vedere tutta questa gente e speriamo di ripagare in campo. Lo spirito con quale si riparte? Si parte? Siamo già partiti, già la Coppa Italia, super carichi e stanno per bene. Grazie. Alessandro Lucarelli. E qua già ti dico, Sandro, che ti evito la battuta sul centenario, eh? No, basta battuta sul centenario. Cioè. Ti salvo io, Alessandro, perché mi hai detto sul centenario con Lucarelli farò delle battute poco no, carine. Vabbè. Vabbè, dai, è il capitano. Poi io ce l'ho già negli anni 30, capito? No, senti, te invece sei il senatore, senza pensione, senatore. Sì, no, no. Sono contento di essere ancora qua e niente, saluto tutto il pubblico che stasera è numeroso. E niente, sì,
cerchiamo di partire subito bene e dare subito soddisfazione ai tifosi. E ne approfitto per ringraziare due giocatori, uno è Stefano Morrone che è andato, cioè un arrivederci, che è andato alla fine ma tornerà presto, ma sarà sempre uno di noi, e l'altro è Daniele Galloppa che deve ancora vincere, diciamo, la sua lotta con la sfortuna, ma sono sicuro che tornerà più forte di prima. Hai anticipato un po' la scaletta, ma va benissimo. Facciamo una cosa, facciamo un bel saluto a Daniele Galloppa, facciamo finta che siamo già nei centrocampisti. Tutta la piazza per Daniele. È un grande, grandissimo in bocca al lupo per lui. E ora Pedro Mendes. Vediamo Mendes. E un altro difensore in campo, sono tutti. Ah, ecco, mi stava svelando Felipe che i più vecchi trattengono i nuovi arrivati, per quello tardano un attimo a salire sul palco. Com'è questa piazza? È bella, molto bella. Sei emozionato? Sì. Veramente emozionato. Javel Mesba! Se non lo trattengo. Eccolo qua. Lo mettiamo vicino a Lucarelli, e di solito sono tutti vicini, sinistra, qua, già me, vabbè. Preferito star di qua. No, era per il capitano, no, scusate, non ho nessuno. Vabbè, allora vado io con le domande. Allora, abbiamo visto i tifosi carichissimi, raccontaci un po' invece il vostro spirito, al di là della grande vittoria in Coppa Italia, con che spirito si parte questo campionato? Con lo spirito giusto e proveremo di fare meglio dell'anno scorso e penso che il gruppo è carico per già da domenica e faremo di tutto per fare meglio dell'anno scorso. Allora, il difensore Gabriel Panetta! E lui non lo trattengono perché... Sai che era tanto che non cantavo il nome del giocatore qua a Parma? Penso che la gente qua da Parma con noi argentini hanno un rapporto speciale, penso che per questo è quello che ci lega con quella di quegli. Mi piace questa piazza. No, sai che voi in campo tutti i tumori cattivi, Lucarelli picchia, poi viene qua e gli girano un po' le gambe. No, tranquilli. Ringraziamo a tutti per essere qua e speriamo di cominciare con questo momento. E l'ultimo in rigoroso ordine alfabetico, Andrea Rispoli. Eccolo qua. Sta arrivando. Ciao, buonasera. Sappiamo che già dal pullman avete visto le prime immagini di questa piazza. Ora vederli, sentirli, cantare per voi? È una bella cosa sicuramente, ringrazio chi è venuto qua questa sera e spero che sappiamo di poter dare tanto e speriamo di dare grande soddisfazione ai tifosi. Grazie. Grazie ai difensori Palestra, Lucarelli, Cassani, Benalouin, via Felipe, Mendes, Mesba e Rispoli, e andiamo avanti, il centrocampo, abbiamo già salutato Galloppa. Abbiamo già salutato Galloppa, gli auguriamo una prontissima guarigione, un altro in bocca al lupo, dai, glielo facciamo perché se lo merita davvero questo ragazzo, in bocca al lupo Daniele Galloppa. Lo rivogliamo assolutamente. Allora, facciamo una cosa, scusa, ci sono due Chiara anche, una Chiara bionda e una Chiara un po' più chiara. Facciamo un applauso anche a loro perché sono qui. Ah, sono più convinto. Bravo. Questa cavalleria galanteria, bravo. Ci sta ogni tanto. Andiamo avanti però con i centrocampisti. Partiamo da aprire acqua. Rivoluto fortemente, ve lo garantisco. E quindi acqua deve essere uno dei protagonisti.
Eccolo qua, in Germania, no, meglio Parma, dai, guarda che roba, sembra quasi di essere un po' al sud oggi, Grande acqua, adesso aspettiamo un po' e poi dopo, andiamo avanti. Massimo Gobbi. Forse non si può parlare di sorpresa perché li conosci benissimo questi ragazzi, insomma uno a uno no? Tutti e uno per uno. Beh, come se li conoscessi insomma. Quasi sì, ormai sì, da quarto anno, quindi ormai li conosco bene. Che partenza sarà quella del Parma? Con quali auspici? Ce l'hanno detto i tuoi compagni, siete molto carichi, ma ti sappiamo una promessa così. Mi sbilancio io per te. Promessa no dai, però vogliamo vincere domenica perché vogliamo iniziare bene. Questo è l'intento nostro e ce lo stiamo mettendo. Marco Marchionni! Centenario anche lui. Centenario. Speriamo, voltiamo su. No, no, è normale che è un anno importante per loro, per la città, per la società, però penso lo dobbiamo far diventare più importante noi sul campo, quindi dando soddisfazione a loro. Bravo Marco. Filippo Jankovic. Vediamo, Filippo Jankovic è molto giovane. Bravo lui. Parla bene inglese. You speak of English? Okay. Only to say hello, hi to these people. Yes, hello everyone. Thank you for your coming and all the best for the team. I'm happy to be here. Yes, of course. It's very pleasure to be here. What do you think about Parma? It's a very nice city. It's a nice people. Everything is beautiful, really. And the club is the best one. Thank you very much. Vi ha ringraziato per essere qui così tanti, ha detto che Parma è una città meravigliosa, si trova benissimo, il club è fantastico, insomma, e spera che sia un'annata buona per lui. Ha detto anche Sandro è bellissimo, ma lei non lo traduce. Allora, Gianni Munari! Eccolo qua, un altro centrocampista, un altro appena arrivato, ti faccio lo stesso domanda che non abbia fantasia, però... Dai nuovi mi piace sempre avere l'impressione sulla città, perché noi siamo qui da sempre e abbiamo, siamo troppo innamorati, forse un po' presuntuosi. Ti arriva da fuori, come giudica questo fatto? No, è veramente bello stasera, emozionante. E poi si mangia anche bene, quindi meglio di così. E non fa mai male, eh? Ahimè, ahimè. Ninis Sotiris. Eccolo qua, Ninis che sorride, il sottile che sorride, prego, vai vicino ai più belli. Si parte, finalmente si parte, dopo la Coppa Italia manca pochi giorni. Sì, molto presenti qua, i tifosi, siamo pronti per la nuova stagione. Un po' emozionato? Cosa? Un po' emozionato? Un po' di emozione a vedere tutta questa gente? Sì. Grazie. Marco Parolo! Eccolo qua. Che, se voi lo vedete fuori, elegante, molto raffinato, poi in campo ci pensi un po'. Non c'è da dare, si dà, quindi non c'è da far fatica, non c'è un problema. Quindi. Sempre un piacere essere qua, c'è tanta gente, insomma. È già una bella carica. Si parte domenica, eh? Si parte domenica. Aleandro Rosi. Allora, vediamo. Aleandro Rosi. È un gruppo personale questo? È un gruppo personale questo che canta solo per te? Spero di sì.
vedere tutta questa gente, insomma, a me ha fatto un'impressione pazzesca, veramente, sono tantissimi, già carichissimi, per voi vederli, insomma, perché lo ricordiamo, insomma, è la fine di agosto, la gente poteva essere in vacanza, invece ci hanno tenuto ad essere qui con voi. Bello, bello, ci trasmettono tanta carica e sicuramente domenica faremo una grande partita sia per noi che anche per loro. Grazie. Andiamo avanti, l'ultimo centrocampista, ma solo perché comincia con la V, Jaime Valdés! Il Pacarito, maglia pesante, numero 10, tutto pronto, cappello un po' lungo. Pronti, siamo pronti. Te lo taglia il primo gol? No. Niente. No. Siamo pronti già per domenica, speriamo, stiamo preparando bene, speriamo di farlo bene. Grazie Jaime, Valdés, Parolo, Munari, Marchionni, a qua, grazie. Grazie, ci vediamo dopo per la foto, non scappate, Gobbi, Jankovic, Ninis e Aleandro. Adesso tocca agli attaccanti che di solito con i loro gol accendono la fantasia dei tifosi e non solo, e partiamo con un signor attaccante, lo chiamiamo qui con noi, Amaury. Allora, sempre in ordine alfabetico, eccolo qua. Ancora in versione vacanziera col cappellino, però insomma quando c'è da giocare ci ho fatto vedere insomma di essere in grande, grandissima forma. Ma intanto buonasera a tutti e niente, speriamo di fare bene, ecco, quest'anno, tutto qua. Obiettivi? Una promessa alla piazza, quale può essere? Sicuramente fare meglio dell'anno scorso, quella è la cosa principale. Poi fare divertire i nostri tifosi è la cosa che vogliamo. Intanto si stanno già divertendo, grazie. Allora, facciamo una cosa. Beh, hai chiesto... Io sentirei, ma... prove statiche. No, io sentirei, ma non vorrei. No, ma il consiglio te l'ha dato. Però... te l'ha dato Mauri, eh? Dai, conosci un Mauri invece, un giovane. Proviamo a chiamarlo. Mauri! C'è uno nel Parma, giovane, che, di cui sentirete parlare. Gli manca la A. Gli manca la A. Ma tutte le altre lettere dell'alfabeto ce le hanno. Sapete cosa mi ha detto nell'orecchio? È lui quello importante. No, abbiamo fatto questo gioco sui nomi, a Mauri e Mauri. Ti dico una cosa, se poi il direttore te la vuole confermare, quando c'era la finale, io guardavo in televisione, non ero... Ha vinto il campionato allievi, se volete fargli un applauso. Eravamo ancora 2-0, qui mi è venuta anche un po' paura di portare un po' spiga perché hanno fatto gol gli altri. Io ho detto, questo qua bisogna portarlo in prima squadra. Vabbè, ti grazie. Hai avuto la sua raccomandazione, questo? No, facciamo una cosa, la prima volta che dai una stecca a quelli che mi sono antipatici, li guardi e dici questo è dedicato a te. Da vuoi strapparti una dedica, dai, ecco, la prima la raccomandazione, poi vuoi strapparti una dedica. No, ma sei anche bravino. Andiamo avanti con gli attaccanti. Jonathan Biabiani! Se c'è. Lo tengono fermo. Come si fa a tenere fermo Biabiani? Andiamo avanti. Forse solo i suoi compagni possono riuscire. Corri così forte. Allora Jonathan, accendete ancora, dai, faccio arrabbiare un po' quelli delle luci, guarda che roba. Ce l'hai, dice? Ce l'hai. Aspettate. Ma che sì, comunque sì. Domenica? Domenica me l'aspetto ancora di più. Grazie Jonathan. Siete pronti adesso? Perché sale sul palco Antonio Cassano.
applauso. Tu di piazze ne hai viste tante, e ora Parma. Cos'è Parma per te? Che città è, per quello che hai visto già? No, la città mi piace, inizio a girare un pochettino, non mi rompono le scatole, sono tranquillo, speriamo di fare molto bene. Cosa ti aspetti da quest'annata, personalmente e per la squadra? Io di fare bene, e la squadra ancora meglio di me, sono convinto che possiamo fare una grande stagione. E in bocca al lupo allora. In bocca al lupo Antonio Cassano, che è lo strisciolo personalizzato. Un saluto. Allora, a proposito di campioni d'Italia, Alberto Cerri! Eccolo qua, questo ragazzo della bassa, vieni, vai, e vi conferma come nella bassa si mangi bene perché ha 17 anni. Volevi una conferma? No, siccome sono della bassa anch'io. Sì, si mangia molto bene. E questa nuova annata? L'annata, cosa ti aspetti tu? Perché abbiamo chiesto un po' a tutti quelle che sono le loro aspettative, tu sei molto giovane. Sì, senz'altro sono molto giovane e no, spero di raggiungere l'obiettivo dell'Europa con la squadra e poi io, se riuscirò, farò quello che mi chiede il mister. Ma guardando i tuoi compagni di reparto, insomma, è meglio che andare all'università, insomma, avere questi di fianco, no? No, sicuramente ho tanto da imparare da loro. In bocca al lupo anche a te. Andiamo con Stefano Okaka. Eccolo qua, Stefano Okaka, anche lui giovane, anche se ha un sacco di presenze. Con che spirito sei qua a Parma quest'anno? Perché insomma, vai di qua e hai detto no, voglio restare a Parma. Sempre lo spirito di lavorare e fare bene. Bravo, in bocca al lupo, speriamo che ti serva questa bella stagione. Raffaele Palladino. Ciao, buonasera. Te lo aspettavi? Sono tanti, da dietro non si vedeva. Emozionato a vederli così? Insomma, ogni partenza sempre regala un'emozione diversa. Quest'anno, anno speciale, quello del centenario? È un anno importante, come tutti gli anni, però questo è un anno particolare, sia per noi che per Parma proprio, ecco, quindi noi siamo carichi, ci siamo preparati bene, quindi affronteremo l'annata nel migliore dei modi. Nicola Sansone. Qui perché c'è stata una congiunzione di forze che ti hanno voluto qui, tu hai voluto restare qui, cosa vuol dire essere qui allora? No, per me è stata una scelta di cuore restare qui e sono contento che sono rimasto. Grazie. Allora, questi sono gli attaccanti del Parma, Nicola Sansone, Raffaele Palladino, Alberto Cerri, Antonio Cassano, Mauri, Via Piani e Okaka. Grazie ragazzi. E bocca al lupo anche a loro. Ci vediamo dopo per la foto.